Ciao a tutti e bentornati sul canale. Siamo nel Kurdistan iraniano, a Sanandaj, un luogo piuttosto caldo considerato insomma gli avvenimenti di circa un anno fa. Per cui quello che noi abbiamo fatto ieri è stato fare un giretto per la lunghissima via pedonale animata da tantissime bancarelle, negozietti che vendono di tutto. C'era veramente un fiume di gente. Abbiamo fatto una breve passeggiata. Questo paese credo sia molto importante essere molto discreti, soprattutto in qualità di stranieri, in una zona di paese credo piuttosto controllata. Adesso riprendiamo il cammino e proseguiamo verso la prossima destinazione. Allora, noi siamo a sud, vicino all'aeroporto di Sanandaj, e adesso prenderemo questa strada qua e poi questa qua piccolina, che ci porterà prima di tutto a Bisutun, dove ci sono i rilievi di Dario, che sono importantissimi, e dopo ve li raccontiamo quando siamo là. E dopo proseguiremo verso Takht-e Bostan. Ci sono tantissimi bassorilievi magnifici da vedere, e dopo ci spostiamo a Kermanshah, dove dormiamo. Quindi abbiamo non tantissimi chilometri oggi, e nei prossimi giorni, invece forse già domani, andiamo verso Hamadan. Qui dobbiamo fare solo questi 100-150 chilometri, sì. Siamo usciti dalla provincia del Kurdistan iraniano, c'era un posto di blocco tra le province, un soldato ha iniziato a camminare in mezzo alle carreggiate e noi abbiamo guardato dritto, abbiamo fatto finta di non vederlo e siamo passati oltre, perché comunque è una di quelle province dove forse è meglio non essere fermati, soprattutto in questo periodo dell'anno, a causa dell'anniversario della morte della ragazza di Mahsa Amini, che veniva proprio dal Kurdistan iraniano. Poco dopo che abbiamo passato il posto di blocco, abbiamo preso una strada secondaria, per cui anche se ci inseguissero non ci troverebbero mai, che ci porta direttamente alle iscrizioni di Bisutun di Dario. È un po' così questo paese, un po' tutti amici, un po' fuga, un po' ignorare, però ne vale la pena, ne vale sempre la pena. Oh, hai di nuovo perso la ciabatta! Cioè, seconda volta. Uno dei siti del patrimonio UNESCO dell'Iran, dove ci sono alcune iscrizioni e alcuni rilievi di epoca sia seleucide ma soprattutto achemenide, tra cui una delle più importanti è proprio l'iscrizione di Dario, datata al 520 avanti Cristo. È importantissima perché è considerata la stele di Rosetta della scrittura cuneiforme, perché era scritta in antico persiano, in elamita e in neobabilonese, in babilonese, che comunque era una derivazione della lingua accadica. E adesso andiamo a dargli un'occhiata e a vedere com'è, se si vede, perché so che stavano facendo dei lavori. Comunque una delle cose più importanti comunque per tutta la storia della Persia, per la traduzione anche delle tavolette di argilla che sono state trovate anche nei periodi successivi. E cosa contiene? Contiene un elogio a Dario nella classica forma degli elogi achemenidi, quindi io Dario, re dei re, grazie al favore di Aura Mazda,
bla 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 bla. E visto che si conosceva il persiano antico, si è riusciti a tradurre anche le scritture cuneiformi come l'elamita e il babilonese. E sapevo che poteva succedere, speravo di no. L'iscrizione è là sopra. Qua ci sarà stata una struttura sicuramente lignea in passato. Si vede solo la parte superiore, che raffigurava Dario Aura Mazda. Fra l'altro, qua doveva esserci una struttura lignea in questa zona e anche un ampio giardino. Sono state fatte iscrizioni anche in periodi successivi, come questa in arabo, circa del X secolo. E dopo, più avanti, c'è un caravanserraglio di epoca selgiuchide, a mano che non vedremo. Peccato che si vede così poco. Adesso vi faccio vedere una foto e la metto in sovraimpressione di come dovrebbe essere il rilievo di Bishutu. So che sembra una magra consolazione anche per Francesca, che sta schiattando di caldo con tutto il suo abbigliamento, in vedere solo la parte superiore del basso rilievo, però dovete immaginarvi che stiamo parlando di una delle cose che ha cambiato il corso dell'interpretazione storica negli ultimi 150 anni, di millenni prima, quindi veramente una delle cose più importanti che sono state mai trovate in Iran. Tra l'altro, comunque, l'iscrizione era nota anche in tempi molto antichi, tanto è vero che anche già nel primo secolo Diodoro Siculo ne parlava, tra l'altro però di un evento avvenuto 300-400 anni prima, quando Semiramide col suo esercito si era accampata sotto la montagna sacra Zeus, vicino al paese di Bishotun. Per cui, tra l'altro, sempre in Diodoro Siculo si trova che ci sono delle pareti levigate, lui dice che sono state fatte da lei, però comunque il fatto che esista un'iscrizione in questo luogo lo si riesce ad esumere anche dai testi antichi. Nessuno ci ha capito un cacchio fino al 1850, quando una serie di spedizioni della Compagnia delle Indie Orientali, che stavano lavorando qua in Iran, alcuni di questi mercanti, comunque anche appassionati di cultura, di storia, scoprirono questa iscrizione e ne iniziarono la traduzione, che fra l'altro questo consentì alla metà del 1800 anche di avere, come vi dicevo, la prima traduzione e interpretazione della scrittura cuneiforme, perché non era mai avvenuta prima, e tutto questo grazie a quella sottospecie di pezzettino di pietra che abbiamo visto sulla montagna, per cui la Francesca mi sta odiando tantissimo perché stiamo camminando sotto il sole come degli stronzi a luna di pomeriggio con 40 gradi per vedere sassi, anzi anche sassi coperti da impalcature moderne con tubi innocenti. Ah, don't know, a lot. È lotta. Sono le 6:30 e la temperatura adesso sì che è ideale. Mi vedete più sorridente per visitare i siti in questo bollente Iran. Sì, parlo sotto il sole alle 2 di pomeriggio. Sì, parlo per te, io ci stavo per morire. Vi giuro che è veramente faticosissimo. Vestiti da moto, camminare, chilometri. Adesso stiamo andando in questo posto. Di come devo continuare a non dirmi niente finché non ci arriviamo. Ma Paganini non si ripete. Adesso lo scoprite. Ci troviamo a Takhtepostan, nel cuore dei Monti Zagros, e dietro di me ci sono due rilievi di epoca sassanide estremamente interessanti, con Artashir III, Artashir II, scusate, e Shapur III dall'altra parte, con l'incoronazione, ed è un classico esempio di bassorilievo di epoca sassanide. L'epoca sassanide è quella che viene dopo. Sono bambini che urlano, io li ammazzo tra poco. L'epoca sassanide è quella che viene dopo quella achemenide, quella dei seleucidi, dei parti e infine arrivano i sassanidi. Per cui la breve storia di questo posto è che dopo che abbiamo visto i rilievi di Dario, che erano del 500 a.C.,
l'impero Achemenide collassa sotto l'arrivo di Alessandro. Quindi arriva Alessandro Magno, instaura i diadochi e gli epigoni, tra cui Seleuco, uno dei suoi generali, a che dà vita in questa parte, nel vecchio impero persiano, all'impero Seleucide. L'impero Seleucide sopravvive fino in epoca romana, quando collassa sotto l'arrivo dei Parti, che era comunque una popolazione degli altipiani iranici e delle steppe, però più verso il Turkestan. E dopo i Parti, gli stessi Parti, una delle dinastie che emergono è quella dei Sassanidi, che intorno al III secolo prendono il controllo di quello che era comunque a sua volta un impero persiano e cercano di farlo togliere tutta quella matrice greca che era classica dell'impero Seleucide e cercano di ristrutturare e far riemergere e ricostruire l'impero sotto forma antica come quello Achemenide. Infatti loro si ispirano tantissimo all'impero Achemenide. E questo tipo di rilievi, di bassorilievi, è esattamente lo spirito dei Sassanidi che emerge e fa venire fuori tutta la parte artistica, anche se molto più rozza rispetto a quella di epoca Achemenide, da un certo punto di vista, usiamo la parola rozza, però è molto meno definita, in questi bellissimi comunque bassorilievi, che sono il simbolo di un'epoca che era ormai finita da alla fine 700 anni, ma loro cercano di far di nuovo vivere, e comunque i Sassanidi sono un'importantissima dinastia che combatterà con il loro impero, con l'impero persiano Sassanide, a lunghissimo con l'impero romano fino all'invasione araba. E questo è, diciamo, gli ultimi bassorilievi, sono praticamente i bassorilievi del IV secolo, ma sono comunque una testimonianza, una delle ultime testimonianze dal punto di vista storico, cioè non proprio questi, ma i Sassanidi sono l'ultima testimonianza dal punto di vista storico di una Persia e di un Iran prima dell'invasione islamica. Tra gli infiniti appunti che ho, c'è uno dei libri che vi ho raccontato tantissime volte, non solo se a voi in questo particolare, nei video di Francesca, ma comunque ne parlo tantissimo, che è uno dei miei libri preferiti, è proprio La via per l'Oxiana di Robert Byron, che è venuto negli anni 30 proprio qua a vedere i bassorilievi e ne scrive fra l'altro delle cose bellissime. È un libro che vi consiglio di leggere assolutamente se mai intraprenderete un viaggio in tutta la Persia, in Afghanistan, fino all'Oxiana, infatti è La via per l'Oxiana. E dice: nelle grotte di Takht-e Bostan hanno lavorato sicuramente diversi scultori. I volti degli angeli sopra sono di tipo copto. I panneggi hanno delicatezza e il sottile rilievo delle medaglie bronze del Rinascimento. Il rilievo è più accentuato nei due pannelli all'interno dell'arco, pur diversi fra di loro. Squisitamente finito e modellato quello di sinistra, incompiuto l'altro, che è abbozzato in una serie di superfici piatte che si direbbe aggiunte alla roccia invece di emergere ad essa. Dietro queste scene di caccia e di corte, movimentate e cinematografiche, si erge sul fondo un violento contrasto, la figura gigantesca di un re a cavallo, di una ferocia vacua che fa pensare a un monumento tedesco ai caduti di guerra. È un esempio tipico di arte sassanide. È difficile pensare che gli altri artisti avessero qualcosa di persiano. Questo anche per dirvi, per contestualizzare quello che dice, soprattutto che Byron pensa che i Sassanidi li reputa molto rozzi. Infatti anche quando visiteremo altri bassorilievi di epoca Sassanidi vicino a Persepolis, lui li vede abbastanza con disprezzo. Forse perché comunque l'arte che caratterizza l'epoca Sassanide non è così raffinata, come vi dicevo prima, come quella di epoca Achemenide e come che la stessa di epoca Seleucide, che è praticamente il mondo greco che si era incontrato con quello persiano. È molto dozzinale, ci sono moltissimi concetti riguardanti la guerra, la forza, la sottomissione, perché era una dinastia che cercava di improntare tutta la sua narrazione sulla ricostruzione di un impero antico, creando queste cose qua. Quindi noi le vediamo sia con l'occhio
degli appassionati, degli storici moderni, quindi li guardiamo come un luogo di altissimo valore storico e archeologico e anche dal punto di vista artistico, però dobbiamo anche ricordarci che questo era una cosa molto raffazzonata che si ispirava a qualcosa di molto più raffinato che era avvenuto 700-800 anni prima, cioè l'epoca d'oro dell'impero persiano, quello di Dario, di Ciro, di Serse e di Artaserse. Una piccola precisazione, quando dico che sono di fattura copta, cioè si dice Byron che sono di fattura copta, è perché bisogna pensare che l'impero sassanide ha combattuto per 500 anni contro l'impero romano d'Oriente, vincendo anche numerose battaglie. E quindi, come in altre città che vedremo, dove ci sono fatture e creazioni e costruzioni proprio costruite dai romani stessi, cioè dai prigionieri romani fatti durante le campagne sassanidi contro l'impero romano d'Oriente, non è escluso che anche in questo caso parte dei bassorilievi fosse stato fatto dai prigionieri romani fatti dall'impero sassanide. E concludiamo la giornata con questa cera su queste piattaforme. Che se in Italia non piovesse così tanto, se in nord Italia non piovesse così tanto, sarebbe bellissimo avere a casa. Abbiamo preso pollo arrosto con riso e il lavash, il pane, infatti si mangia col pane come vedete, ma se buffa, insomma buffo anch'io. Buonanotte, fate buoni sogni. Grazie di aver guardato anche questo episodio, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo episodio. Italiano vero?